Quindi il tema di questa quinta meditazione è una ricerca biblica. Parlerò della seconda venuta del Signore, della parusia. E dicevo ricerca perché dobbiamo capire un po' che cosa il Signore ci dice, il Vangelo, gli Atti, il Nuovo Testamento, di questa seconda venuta. Voi mi dite, ma cosa c'entra con la resurrezione dei corpi e della carne? C'entra, perché i discorsi sono un po' mescolati e mischiati tra la prima resurrezione dello spirito, la seconda resurrezione dei corpi e una venuta del Signore Gesù che restaura il tutto. Va bene, questa ricerca la facciamo insieme e così, anche questo è uno degli argomenti di cui non si sente mai parlare. Quando io dico alla gente, ma lo sai che il Signore tornerà, c'è una seconda venuta? Ah, davvero? C'è una seconda venuta? Uno dice, io pensavo ci fosse la morte nostra, il giudizio universale e basta. Eppure nel Vangelo si parla di una seconda venuta del Signore. E nel credo noi diciamo e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, verrà, ma il venire non è che stare lì e noi andiamo, c'è un verbo, verrà. Questo venire, questa venuta del Signore viene come spesso collegata all'instaurazione di un regno, il regno di Dio. Gli antichi ebrei, gli apostoli anche, aspettavano il Messia per che instaurasse un regno di Dio sulla terra dove lui regnasse, ma politico, sociale, cioè una specie di grande impero dove Israele comanda tutto e comanda tutti, con il Messia a capo, ma storico, sociale, politico. Anche gli apostoli credevano questo, no? E nell'introduzione della parabola delle mine, San Luca dice: mentre stavano ascoltando queste cose, Gesù disse una parabola perché era vicino a Gerusalemme ed essi credevano che il regno di Dio dovesse manifestarsi da un momento all'altro. Non solo questo, ma anche dopo dopo la resurrezione del Signore, morte e resurrezione del Signore. Avete presente l'ascensione? Domani leggeremo i testi dell'ascensione, no? Gesù li porta sul monte prima di ascendere. Ultima domanda degli apostoli, qual è? È questo il tempo in cui ricostruirai il regno di Israele? Ma Gesù lo aveva detto mille volte. Il mio regno non è di questo mondo. Fatto tutto, morto sulla croce, risorto, saluta a tutti, domanda finale. Allora? E questo è il tempo del regno che tu ricostruisci. Gesù avrebbe detto, torniamo in aspirantato. Cioè, torniamo a Nazareth, torniamo indietro, ripetiamo tutto, vediamo se capite. Ma a quel punto Gesù dice, va bene, ciao, vi saluto, e ascensione al cielo. Gli ebrei hanno in mente questo regno messianico, fisico, materiale, politico, sociale, economico. Però anche noi parliamo di un regno. Che regno chiediamo noi? Quando diciamo il Padre nostro, venga il tuo regno, voi a cosa pensate? Qual è il regno? Un regno interiore, il paradiso, ma c'è già, perché deve venire, c'è, il paradiso è la realtà. Un mondo di pace dove tutto è... Un mondo di pace, ecco, di per sé questa venuta del Signore nel Nuovo Testamento per l'instaurazione del regno ha un significato preciso. Cioè la seconda venuta del Signore è sempre legata all'instaurazione di un regno, il regno di Dio. Ed è l'attesa dei cristiani della prima ora. La Chiesa nascente
quando invoca il Signore, attende la sua venuta, l'aspettavano, per l'instaurazione di questo regno, che non era sociale, umano, politico, l'avevano capito, ma era qualcosa di diverso, che però deve venire. Maranatà, Maranatà, vieni Signore Gesù. E i cristiani non era solo la venuta nel cuore, nella vita di grazia, quando si fa la Santa Comunione, vieni a me, questo sì. No, non era quello. Attendevano proprio un cambio di questo mondo, un regno in cui Cristo regnasse, non in modo politico, sociale, umano, ma che comunque regnasse nel mondo, che vincesse il principe di questo mondo. Allora, questo regno di Dio, in questo modo, è già venuto o deve venire? Non rispondete, non rispondete. Domanda retorica. Andiamo a vedere se è già venuto o deve venire. Ci sono due linee di pensiero. Alcuni dicono questo regno è già venuto, altri dicono no, deve ancora venire. Intendiamo allora un regno ancora in questo mondo, che non è il paradiso, che non è la fine del mondo, ma che è un periodo, è qualcosa in cui il Cristo regna, Cristo re. Noi si la vita continua, cioè non è una vita, come dire, cambiata o trasfigurata, sempre la vita nel mondo, ma con Cristo re, riconosciuto da tutti. Va bene? Indaghiamo, io faccio un'ipotesi, faccio un'indagine, la faccio insieme con voi. Sposando la seconda ipotesi, cioè un regno che deve ancora venire, un regno che ancora non è venuto, che attendiamo ancora, una seconda venuta del Signore, una seconda venuta del Signore, con il tempo che continua fino alla fine. Va bene? Proviamo allora a immaginare questo, che non è che me lo sto inventando, sono ipotesi molto, molto concrete, molto reali. Il grande discorso escatologico del Signore si trova nel capitolo 24 del Vangelo di Matteo. Infatti la Bibbia di Gerusalemme lo intitola Discorso escatologico, non l'ha messo l'Evangelista questo, lo mette la Bibbia di Gerusalemme per capire. In questo capitolo mettiamo tutto quello che Gesù, il redattore Matteo, tutto quello che Gesù ha detto di quello che avverrà alla fine dei tempi. Ma in questo capitolo gli elementi sono mischiati, si parla di alcune cose che si riferiscono all'immediato, alcune cose che si riferiscono alla fine del mondo. Però ci sono anche alcune cose che non si riferiscono né all'immediato né alla fine del mondo. E vi dico quali. In questo capitolo si riferisce all'immediato, certamente, la distruzione del Tempio. L'Evangelista Matteo dice: quando vedrete l'abominio della desolazione posto nel luogo santo, allora coloro che saranno in Giudea fuggano verso le montagne. Chiunque si troverà nella terrazza non scenda a prendere ciò che vi è in casa. Guai alle donne che saranno incinte e allatteranno in quei giorni. Cosa vuol dire questo? C'è una cosa immediata. Stanno arrivando i romani, arriveranno all'improvviso, distruggono tutto. Dice, non, dice qua. Fuggano verso le montagne. Poi dite, pregate che ciò non avvenga in inverno. Ma perché? Perché se devo fuggire e stare nelle grotte, è meglio starci d'estate che non d'inverno. Poi in questo capitolo chiaramente si dice, quando vedrete Gerusalemme cinta d'armate, i romani, sappiate che la desolazione è vicina, cadranno a fil di spada e saranno ridotti in schiavitù tra tutte le nazioni. Gerusalemme sarà calpestata dai gentili finché i tempi dei pagani non siano compiuti. Poi dice, in verità vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto ciò, questo sia avvenuto. Sembra chiaro?
Gesù parla di un avvenimento che sta per venire lì, tra pochi anni, cosa che avverrà puntualmente. Arriva Tito nel 70, quindi 28 anni dopo la risurrezione del Signore, e distrugge Gerusalemme, butta giù tutto. E gli ebrei devono andare via, tutti. Sono stati fuori dalla Terra Santa fino al 1948. In questo stesso capitolo, ma mischiati, sono versetti tutti mischiati, si parla chiaramente anche della fine del mondo. Dice: ora subito dopo, or subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno sconvolte. Allora comparirà nel cielo il segno del Figlio dell'uomo. Vedranno il Figlio dell'uomo venire sopra le nubi del cielo con grande potenza e gloria. Egli manderà i suoi angeli con una grande tromba e raduneranno tutti gli eletti dai quattro venti, da un estremo agli altri del cielo. Allora qui si parla chiaramente di che cosa? Della fine del mondo, perché se il sole cade, la luna cade, compare il Figlio dell'uomo, gli angeli suonano la tromba, dopo non c'è più una vita qui. Ciao, qui è finito tutto. Sono segni apocalittici dell'intervento ultimo di Dio, giudizio universale. Quando si parla di angeli, quando si parla di trombe, di scene grandiose, lune, sole, eccetera, è la fine del mondo, la fine del tempo. Nel capitolo successivo, che riprende sempre questi discorsi escatologici, anche qui più chiaro di questo che si parla della fine, quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, egli si siederà sul trono della sua gloria. Saranno riunite davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, porrà le pecore alla destra e i capri alla sinistra. E poi c'è tutto il discorso, avevo fame, mi avete dato da mangiare, eccetera, eccetera, e si conclude con questo versetto: e se ne andranno questi al supplizio eterno, i giusti alla vita eterna. Quindi qui finisce il tempo. Bene, allora abbiamo visto, in questo capitolo ci sono alcune cose che si riferiscono all'immediato, alcune cose che si riferiscono alla fine del mondo. Terza parte, ci sono alcune cose che non si riferiscono né all'immediato né alla fine del mondo. A cosa si riferiscono? C'è dunque una seconda venuta del Signore Gesù particolare per l'instaurazione del regno? Proviamo a leggere. Adesso facciamo come il commissario, no? L'indagatore, che va a vedere questi versetti per capire di cosa si parla. Siamo sempre nel capitolo 24 del Vangelo di Matteo. Quando sentirete parlare di guerre o rumori di guerre, non turbatevi. Bisogna che tutto ciò avvenga, ma non sarà ancora la fine. Si solleverà nazione contro nazione, vi saranno carestie e terremoti. Ora tutto questo sarà l'inizio dei dolori. Sorgeranno molti falsi profeti, indurranno molti all'errore. Per il dilagare dell'iniquità, la carità di molti si raffredderà. Ma chi persevererà sino alla fine sarà salvato. E questo Vangelo sarà predicato in tutto il mondo per rendere testimonianza a tutte le nazioni. Attenzione a un altro versetto ancora più chiaro. Vi sarà una grande tribolazione, quale non vi fu mai, quale non vi fu dal principio nel mondo, né mai più vi sarà. Avete capito?
vi sarà una grande tribolazione come prima non c'era stata, ma come non ci sarà dopo. Quindi c'è una tribolazione in mezzo che divide il prima e il dopo, ma il dopo continua, perché dice né mai più vi sarà. Questo è il versetto 21, siamo al capitolo 24. Se quei giorni non fossero abbreviati, nessun essere vivente si salverebbe, ma a causa degli eletti, attenzione, ci sono degli eletti in questa grande tribolazione, a causa di questi eletti, quei giorni saranno abbreviati. Quindi qui certamente non è la fine ultima, non è il giudizio universale e non è nell'immediato. Poi in questo capitolo Gesù fa il paragone, un'altra traccia, un altro elemento, è che Gesù fa il paragone ai tempi di Noè. Come ai tempi di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Oh, attenzione, perché a Noè il tempo continuò dopo. Ci fu un grande castigo, ma non è che finì tutto. Infatti, come nei giorni che precedevano il diluvio mangiavano, bevevano, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Ma, scusa, Gesù dice, quando verrò sarà così, mangiavano, bevevano, ridevano, poi a lei castigo universale, ma poi dopo c'è un tempo che va avanti. A me sembra abbastanza chiaro questo fatto. Allora due uomini saranno nel campo, uno sarà preso e l'altro lasciato, due donne macineranno alla mola, una sarà presa e una lasciata. Come per dire, verrà all'improvviso, perché tutti mangiano e bevono, eccetera, castigo, ma la venuta del figlio dell'uomo che continua. Il Vangelo di Luca, che ha pure la parte scatologica, il parallelo di Luca su questo passo dice: ora quando cominceranno queste cose, alzatevi, elevate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Allora, se fosse la fine del mondo, quindi con tutto distrutto, liberazione da che cosa? Alzate il capo e guardate, perché la vostra liberazione è vicina. Se fosse il giudizio universale non avrebbe senso questa frase. Il giudizio è fatto, chi è salvato e chi è dannato. Non c'è niente di cui liberarsi. Invece saremo liberati, dobbiamo essere liberati dalla schiavitù del male. Bene, questo è il capitolo 24 di Matteo. Ci mette sulla linea di qualcosa che probabilmente avverrà nel tempo, un prima e un dopo. Andiamo a vedere altri indizi. Uno è il Padre nostro. Più di così. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. C'è un regno, noi chiediamo un regno in cui gli uomini fanno la volontà di Dio così come la si fa in cielo. Ora non c'è. Per essere, tu mi dite, sì, ma ci sono tanti bravi cristiani che fanno la volontà di Dio. Ma qui parliamo di un regno. Parliamo di una vita interiore personale. D'altro canto non può essere il paradiso, perché il paradiso c'è già. Lì ci sono persone che vanno alla volontà di Dio. Mi sembra che il mondo di oggi, nella nostra vita, civiltà umana, eccetera, globale, ci sia questa volontà di Dio, venga fatta la volontà di Dio. Sergio Quincio, uno scrittore che non è neanche tanto cristiano, diceva: più che altro questo mi sembra il regno di Satana, più che il regno di Dio. Dunque occorre forse un intervento di Dio particolare, la parusia, la seconda venuta, perché gli uomini da soli non ci riescono. E questa frase è un po' equivoca, nel senso, capisco benissimo, perché e dire, ma come, non basta la potenza dello Spirito Santo nel cuore dell'uomo?
Certo, sul piano personale, noi tutti rispondiamo a Dio personalmente, ma sul piano visibile, su questo venga il tuo regno, non lo vediamo, non credo che adesso sia. Anzi, a me sembra che vada peggio rispetto al Medioevo, rispetto forse al primo millennio. Io vado in qualsiasi paesino dell'Italia, qualsiasi paesino di 2.000-3.000 abitanti, ci trovo 18 chiese. Se le hanno costruite all'epoca, nel Medioevo, mettiamo, vuol dire che erano tutte piene. Cioè, in un paese di 3.000 abitanti occorrevano 18 chiese, se no non l'avrebbero fatte. Adesso su 18 paesi c'è un parroco. A me è meglio? Ma non so. Non so. Andiamo a vedere un altro indizio di una parusia che viene nel tempo, proprio l'ascensione. Lo leggeremo questa sera o domani. Gli apostoli fanno la domanda: Signore, questo è il tempo in cui ricostruirai il regno di Israele? Risposta del Signore. Io mi sarei arrabbiato, ma comunque. Risposta del Signore. Non spetta a voi conoscere i tempi, i momenti, ma riceverete lo Spirito Santo e mi sarete testimoni. Detto questo, fu elevato in alto sotto i loro occhi, ascensione, e una nube lo sottrasse ai loro sguardi. Ma la cosa più importante è quello che dicono gli angeli. Cosa dicono gli angeli? Dovreste saperlo a memoria. Quando Gesù parte, arrivano due angeli, bellissimo, no? Che cominciano a parlare con gli apostoli e dicono: Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che è stato di tra voi assunto in cielo tornerà un giorno allo stesso modo in cui lo avete visto salire in cielo. Per me questo è fondamentale. Cioè dice, tornerà, l'avete visto salire su, tornerà allo stesso modo. Quindi non torna con le trombe, con gli angeli, con i santi, perché lì Gesù se ne andò in cielo, c'erano solo quei 12 lì e basta. C'era nessuno. Quindi possiamo dire, ascese al cielo in modo casalingo, in modo privato, in modo intimo. Non ci sono affatto le trombe, angeli, giudizi, tutti i morti che risorgono. Allora, quando dice tornerà allo stesso modo, intende la fine del mondo? Ma no, se le parole hanno un significato, verrà giù come è salito. Ma è una meraviglia sto fatto. Secondo me questo è un indizio di una parusia, di una venuta non gloriosa. Non è il giudizio finale, anche perché gli apostoli avevano chiesto esplicitamente il regno messianico. Quindi Gesù è evasivo, ma gli angeli rispondono: Bello, Gesù ha pietà di questi uomini e vi dice, visto che insistete tanto, ve lo dicono gli angeli. Ma gli apostoli in quel momento non pensano minimamente alla fine del mondo, assolutamente. Pensano invece al regno di Dio e Gesù dice allo stesso modo. Ma qual è il modo? Com'era Cristo in quel momento? Com'era? Era anima e corpo. C'era il corpo di Cristo. Per 40 giorni era apparso, aveva mangiato in mezzo a loro, aveva toccate le mie mani, toccate i miei piedi. Sono io, quel Cristo lì, tornerà. Allo stesso modo. Capisco allora che i primi cristiani cominciarono subito a dire: Maranatà, vieni Signore Gesù, sei salito al cielo, va benissimo, abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, va benissimo, ma hai detto che tornerai allo stesso modo, vieni, Maranatà, vieni Signore Gesù. Ed era talmente insistente questa preghiera che San Paolo stesso, anzi San Pietro, nella lettera dice: Guardate, non possiamo fare noi i conti con nostro Signore perché un giorno è come 1.000 anni, 1.000 anni è come un giorno, per cui non sappiamo. Si può pregare, ma non sappiamo quando verrà. Altro indizio,
Lettera agli Ebrei, capitolo 9, versetto 28. Ebrei 9, 28. Qui stiamo facendo una vera indagine del commissario, come si chiama? Colombo, tenente Colombo. Avete presente il tenente Colombo? Vi racconto un aneddoto di mia mamma. Mia mamma, una santa donna, aveva fatto i voti del terzo ramo. E un giorno mi dice, senti, vedova, è rimasta vedova a 70 anni, ha vissuto gli ultimi anni da sola in casa, no? Quindi scandiva tutto il tempo con la preghiera, diceva l'ufficio, diceva tutti i giorni l'acatistos, tutti i giorni diceva l'acatistos. Vabbè. Un giorno mi fa, io ero la responsabilità della comunità, dice, senti, io faccio tutto che mi impiccio la sua giornata, che la sapevo, però ho un momento in cui mi distraggo forse, ma posso farlo o non posso farlo? Mia mamma che chiedeva a me se poteva farlo. E cosa fai? Guardo il tenente Colombo. C'era la trasmissione, il tenente Colombo, mi chiedeva a me se poteva guardare. Ma guardati il tenente Colombo finché vuoi. Poi mi è rimasto impresso il fatto che mia mamma guardava il tenente Colombo. Detto questo, facciamo anche noi il tenente Colombo. Cosa dice Ebrei 9,28? Cristo, dopo essersi offerto una volta per tutte in remissione dei peccati, apparirà una seconda volta senza alcuna relazione col peccato a coloro che lo aspettano per la loro salvezza. Apparirà una seconda volta, ma non in relazione al peccato. Cioè non c'è nessun contesto di fine del mondo, perché non c'è giudizio universale. Apparirà però non a tutti, a coloro che lo aspettano per la loro salvezza. Chi sono? Non sono i beati del cielo che sono già salvi, non sono i dannati che sono già dannati, sono coloro che combattono per la fede. Quindi anche questo versetto, secondo me, significa apparirà una seconda volta senza alcuna relazione col peccato a coloro che lo aspettano. Altro indizio, tenente Colombo, seconda puntata, terza, quarta puntata. La lettera ai Romani, capitolo 8, versetto 19. Si parla di una liberazione. La creazione stessa geme e soffre le doglie del parto. Quindi c'è una nascita nel dolore, nel dolore. E poi dice, noi pure gemiamo aspettando la redenzione del nostro corpo. Noi stiamo attendendo una redenzione del nostro corpo. Tutta la creazione attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio. Fino a oggi essa geme e soffre nelle doglie del parto. Quindi quando avverrà questa liberazione anche per la creazione? Alla fine del mondo? No, perché alla fine del mondo la creazione verrà distrutta, per come la conosciamo. Quindi questa liberazione, questo parto deve avvenire prima, secondo me. Perché alla fine del mondo il cielo, la terra e il mare attuali non ci saranno più, lo dice l'Apocalisse capitolo 21. La città di Gerusalemme celeste non ha bisogno né di luce di luna né di luce di sole, questa creazione è per l'uomo. Quindi è questo universo che deve essere liberato perché partecipa alla sorte dell'uomo. Facciamo una pausa e un riassuntino e poi arrivo con i due testi clou, due testi bomba, diciamo. Riassuntino, come la maestra dice, abbiamo capito, siamo riassunto. Allora, se tutto questo che ho detto è vero, io faccio la mia ipotesi. È un'ipotesi, non è dogma di fede, è una ipotesi. Periodo con un punto in mezzo che chiamiamo venuta di Gesù, intermedia. Intermedia perché dopo c'è comunque un tempo che va avanti. Dagli indizi che abbiamo raccolto, questo punto, questa venuta intermedia, sarà preceduta immediatamente, subito prima,
da guerre, rivoluzioni, pestilenze, falsi testimoni, raffreddamento della carità. Ma Gesù ci dice di non turbarci quando vedremo queste cose, perché la nostra liberazione è vicina. Questo regno non è venuto subito, perché prima doveva essere annunciato il Vangelo a tutte le nazioni. Ma c'è un termine di questo tempo di predicazione a tutte le nazioni: Gerusalemme sarà calpestata dai pagani finché i tempi dei pagani non siano compiuti. Cioè, i tempi dei pagani devono essere compiuti, devono essere, come dire, arrivare a un termine pagano. Sembra che dopo il paganesimo non ci sia più. Quindi c'è questo periodo, appunto, è questa parusia che è preceduta da questi segni. I due testi clou sono Seconda Lettera ai Tessalonicesi e Apocalisse. Compare un personaggio in questo tempo che si chiama Anticristo. Viene descritto, viene detto, viene annunciato. Seconda Lettera ai Tessalonicesi, capitolo 2, i primi 10 versetti, versetti 1-10. Ora vi preghiamo, fratelli, riguardo alla venuta del Signore. Attenzione, qui San Paolo parla della venuta del Signore. Adesso io vi dico cosa succede alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Nessuno vi inganni in alcun modo. Prima deve venire l'apostasia, sì? L'aveva detto anche Gesù. Deve essere rivelato l'uomo iniquo, deve comparire l'uomo iniquo, deve venire prima del Cristo parusia, deve venire l'uomo iniquo. Va bene? C'è un uomo iniquo che deve venire. Questo si chiama figlio della perdizione. Colui che si innalza nel Tempio di Dio, lì nel Tempio di Dio, additando se stesso come Dio. E ora sapete ciò che impedisce la sua manifestazione. È già pronto questo uomo iniquo, ma c'è qualcuno che lo trattiene, una zampa su di lui. Il mistero dell'iniquità è già in atto, c'è già questo, ma è necessario che sia tolto di mezzo chi finora lo trattiene. Questa zampa che lo sta trattenendo deve essere bacchettata. Quando questa zampa che lo trattiene non c'è più, l'uomo iniquo finalmente si manifesta. Ma bellissimo, perché tutti voi dite, ma questo è un film dell'orrore. Il versetto dopo dice: solo allora sarà rivelato l'empio, cioè tac, viene fuori, eccolo. Ma il Signore, bellissimo, lo distruggerà con il soffio della sua bocca. Lo annienterà con l'apparire della sua venuta. Allora, se tutto questo è vero, San Paolo, voi mi dite, ma chi è che lo trattiene? Chi è quella zampa? In greco è katekon, che cos'è? Ci sono decine di libri, questa meditazione potrebbe durare anche 6 ore, perché è talmente, come dire, e anche prende molto, perché, ma chi è sta zampa? Io ho le mie ipotesi, ma siccome è registrato, meglio che non lo dica. C'è qualcosa che trattiene l'anticristo. Quando questo verrà tolto, l'anticristo si manifesta. Ma se si manifesta l'anticristo, benissimo, perché io vado a leggere 2 Tessalonicesi, versetto 10, dove dice: appena appare l'anticristo, avviene il Cristo che col soffio, dice così, lo distruggerà col soffio della sua bocca. Ah! Quindi si suppone che dopo l'anticristo il tempo continui, e anche qui ci sarà un tempo che andrà avanti.
L'Apocalisse, capitolo 20, il regno dei mille anni. Regno dei mille anni. Questo capitolo 20 dice così. Leggiamo i primi tre versetti. Vidi poi un angelo che scendeva dal cielo con la chiave dell'abisso e una gran catena in mano. Afferrò il dragone, il serpente antico, il diavolo, Satana, e lo incatenò per mille anni. Viene giù un angelo con la catena e la chiave dell'abisso e afferra il dragone. Bellissimo. Il diavolo, affinché non sia chiaro chi è questo dragone, lo dice qui, il diavolo, cioè Satana, e lo incatena, quindi continua a esserci Satana, non è che muore, è spirito, ma lo incatena. Poi dice, lo gettò nell'abisso e ve lo rinchiuse e ne sigillò la porta sopra di lui, perché non seducesse più le nazioni fino al compimento dei mille anni. Allora qui la visione è chiara. Arriva l'angelo, piglia Satana, il dragone, eccetera, e lo chiude, mette in castigo, lo chiude in una botola, poi cosa fa con la chiave? Butta via la chiave. È chiuso, quindi Satana c'è ma non opera. Satana c'è ma non agisce. Satana c'è ma non può tentare, può fare del male, ma molto più ridotto. Sarebbe come, scusate, se nel giardino delle suore ci fosse un Doberman libero, o Doberman, o come si chiamano adesso quelli che mangiano, pitbull, questi qui, alto 2 metri, mettiamo, che gira nel giardino. Io non uscirei di sicuro, nessuno uscirebbe. Ma se questo cane fosse legato con una catena d'acciaio lì vicino al bunker dove stiamo noi, legato lì con una catena irresistibile di 2 metri, uscirei. Basta che non mi avvicini, basta che non entri nel suo raggio d'azione, ma c'è, sento abbaiare, ma va bene, usiamo questa immagine allora. Questi mille anni, c'è da dire tanto, per Sant'Agostino non è un tempo che inizia, mettiamo, oggi e va avanti mille anni, ma è già iniziato con la Pentecoste. È il tempo della Chiesa che va dalla Pentecoste fino alla fine del mondo. Sant'Agostino non sarebbe affatto d'accordo con tutti i discorsi che sto facendo, perché lui dice che è già iniziato tutto con la Pentecoste e finisce con la fine del mondo. Ma il problema è questo, che in questo millennio Satana dovrebbe essere legato, dovrebbe essere nell'abisso, non dovrebbe nuocere. Qui dice che è chiuso e sigillato, un periodo in cui non può operare. Ma a me non sembra che questo sia il tempo attuale, a me sembra che sia molto operativo, molto operante. E l'uomo molto debole nei suoi confronti. Versetto 4 dice, poi vidi alcuni troni e quelli che vi sedettero sopra fu dato il potere di giudicare. Vidi anche le anime dei decapitati a causa della testimonianza di Gesù e quanti non avevano adorato la bestia e la statua. Essi ripresero a vivere e regnarono con Cristo per mille anni. Gli altri morti invece non tornarono in vita fino al compimento dei mille anni. Questa è la prima resurrezione. Beati coloro che prendono parte alla prima resurrezione. Cosa significa questo? Qui le interpretazioni possono essere un po' fantasiose. Ce ne sono tante le interpretazioni. Però si dice che alcuni santi, testimoni, martiri, risorgono, non con l'anima, con lo spirito di cui abbiamo parlato ieri, ma tornano in vita in qualche modo e regnano per mille anni, cioè insieme al Cristo per mille anni ci sono anche i santi, le persone, i martiri, i santi, che vivono
la loro vita beata, sono già morti, ma in un altro modo, cioè regnano con Cristo in un modo visibile. Poi dice, non lo leggo, ma lo riassumo, alla fine dei mille anni di nuovo Satana verrà fuori, quindi c'è anche una risalita di Satana, ma per breve tempo, ma noi non ci saremo, lo dico subito, per breve tempo con una lotta finale, Gog e Magog, ma dopo questa lotta finale, fine del mondo, il mare restituì i morti che custodiva e gli inferi restituirono i morti custoditi, ciascuno venne giudicato secondo le sue opere. Poi la morte e gli inferi furono gettati nello stagno di fuoco, questa è la seconda morte, lo stagno di fuoco. E chi non era scritto nel libro della vita verrà gettato nello stagno di fuoco. Cioè in pratica, mi sembra un capitolo difficile, ma secondo me letto così è anche abbastanza facile. Cioè un regno di mille anni in questa realtà terrena in cui, come sarà? Adesso io la invento, ti dico la mia, poi. Però se c'è il regno di Cristo dove Cristo regna, Cristo finalmente re, come tutti i papi da Pio IX e Pio X e Pio XI hanno fatto, anzi Pio XI ha istituito la festa di Cristo re, prima non c'era. È un regno in cui finalmente Cristo regna, ma non vuol dire che torna e appunto nella carne, non torna nella carne biologica nostra, quella l'incarnazione è venuta una volta per sempre, non tornerà più. Ma regna, come dire, governa le coscienze, i cuori, le leggi, come potrebbe essere tutto un regno orientato alle sue leggi. Quindi coi popoli, senza più altre religioni, senza finte religioni, senza false religioni, senza pensieri balordi, ma tutti gli uomini riconoscono che il Cristo Re è il Signore. Voi mi dite, ma non peccano più? Certo, si può peccare. Ma provate a immaginare una realtà, per esempio, qui siamo a Sassari, dove tutti quelli di Sassari, ma tutti, nessuno escluso, va a messa la domenica, fa la comunione e si confessa tutte le settimane e manifesta e professa la fede in Cristo Gesù. Questo non vuol dire che non ci sono più peccati, ma l'aumento del livello della grazia è abissale, perché credo in Cristo, anch'io se credo in Cristo, anch'io mi confesso, però non posso sopportare di stare col peccato, quindi appena compio qualcosa che non va, mi confesso. Non sono ancora nel chissà chi, ma ho fede. Quindi se tutti appunto fossero sacramentalizzati in questa maniera, non sarebbe, ci sarebbe quasi un orientamento unico verso appunto la verità. Pensate cosa vuol dire un regno in cui tutti gli uomini riconoscono Gesù come unico pastore, ma nel discorso del buon pastore Gesù lo dice: ho altre pecore che non sono di questo ovile, le devo ricondurre perché siano tutti un solo ovile con un solo pastore. Ma questo sì che noi desideriamo, non ci possono essere 50.000 pastori, perché se no ognuno segue il suo e alla fine si fa confusione. Quindi ci saranno i peccati, ma non ci sarà la seduzione di Satana così invadente. Quindi provate a pensare una società cristiana senza scismi, senza divisioni, senza eresie. In fondo i due sommari degli Atti degli Apostoli, quando dicono la Chiesa primitiva era così, si volevano tutti bene, vendevano i terreni, eccetera, tutti dicono ma impossibile, ideale, e se invece fosse vera? E se invece si realizzasse quel tipo di società, quel tipo di vita che gli Atti descrivono? Una Chiesa unita. Dice San Paolo, il regno di Dio non è questione di cibo e di bevande, ma è giustizia, gioia, pace nello Spirito Santo. Bene, esistono i buoni, certo che esistono i santi anche adesso, in questo tempo, ma chi vive in grazia di Dio oggi? Fa domanda, chi vive in grazia di Dio? Non pensiamo voi di Sassari che siete bravi perché vivete la tradizione apostolica, cattolica e romana, ma il mondo.
Quanti sono in grazia di Dio? E nella Chiesa, quanti sono in grazia di Dio? Anche nella Santa Chiesa di Dio, perché il mondo getta le sue voci ed entrano una dopo l'altra, entrano uno dopo l'altro. Quasi non parliamo più lo stesso linguaggio, ma neanche preti tra di loro. A volte viene uno a confessarsi e guardi, Signore, non posso dare la soluzione perché non vive una vita in regola. Ah, ma l'altro parroco mi ha dato la soluzione. Ma un momento, ma qui parliamo di sacramenti, non è di pareri, io non posso, il mio parere, quell'altro ti dà un parere. Ma come fai a dare la soluzione dei peccati? Quello me l'ha data, abbiamo due chiese diverse, non so. Mi sembra che la Chiesa sia una sola, ma se già adesso qui non siamo d'accordo su questo, ma quelli che vivono lontani da Dio. Quindi la grazia di Dio, sì, c'è, non voglio fare il pessimista, ma il mondo è questo. Bene, allora la mia preghiera, vieni Signore Gesù, ma io non dico vieni nel mio cuore. Io dico vieni nel mondo, vieni nella società, vieni a regnare tu, perché io voglio che tutti siano salvati. Non voglio mica, dico, ma io speriamo che me la cavo, avete presente quel libro lì. Va bene per me, gli altri mi spiace, si arrangino. No, io voglio il regno di Cristo in questo modo. Gli ultimi due punti sono due indagini fuori dalla Bibbia, il Montfort e Fatima. Il Montfort e Fatima, che sono fuori dalla Bibbia. Vabbè, il Montfort è micidiale. Dice, la seconda venuta del Signore è preparata dai tempi di Maria. Allora, i tempi di Maria sono quelli che preparano la seconda venuta del Signore. Perché lui dice, come la Madonna ha portato Gesù nel tempo storico della carne, 2000 anni fa, l'annunciazione, eccetera, così lo porterà nella seconda venuta. Ma se la seconda venuta fosse la fine del mondo, sì, possiamo pensare che la Madonna interverrà alla fine del mondo, ma sono 200 anni che la Madonna sta apparendo in continuazione ed è sempre maggiore la sua azione. E Montfort dice, quanto più presente sarà la sua azione, lo scrive nel 1700, quanto più sarà presente la sua azione, tanto più vicina alla seconda venuta del Signore. E quando la Madonna si fa presente, Satana si scatena. Ma non vi sembra che sia i tempi attuali? A me sembra di sì, perché Satana odia la Vergine Maria, perché sa che è uno sconfitto, ma non accetta di essere sconfitto dalla Madonna. Secondo me la visione di Rudubach, 1831, a Caterina Labouret, è proprio quella, è come uno squillo di tromba, dove la Madonna appare col mondo in mano e Satana sotto i piedi. È come dire, mettetevi dalla mia parte, e dà un sigillo, una medaglia, che se studiate... Io ce l'ho la medaglia. Se studiate la medaglia miracolosa è veramente una vera teologia. Mia mamma era fanatica della medaglietta miracolosa, ce la mette. Io credo che me l'abbia messa insieme ai miei fratelli il momento del parto, penso. Cioè, il bimbo esce da grembo materno, prima cosa, la medaglia miracolosa. Penso che di averla avuta in quel momento lì. Per dire come in Montfort... indica, sì, è un santo, non è dogma di fede, ma indica appunto i tempi di Maria come i tempi in cui della seconda venuta del Signore. E Fatima, quella parola che la Madonna dice, errori divulgati, comunismo, eccetera, eccetera, e conclude dicendo, alla fine, il mio cuore immacolato trionferà. Alla fine di che cosa? Alla fine dei tempi? Al giudizio universale? Ma sì, anche lì nel cuore di Maria trionfa. Ma forse lì, come dire,
Il nostro problema principale sarà quello di salvarsi l'anima, perché io risorgo col corpo, ma vabbè che lì sarò già giudicato, quindi è una gloria aggiuntiva la risurrezione dei corpi. Ma io non credo che i tempi, il trionfo del cuore immacolato di Maria sia la fine dei tempi quando c'è il giudizio universale. Io credo piuttosto, alla luce di tutto quello che ho detto, che invece il tempo dei 1000 anni sarà proprio il trionfo del cuore immacolato di Maria, cioè un tempo mariano, un tempo in cui noi saremo tutti chiamati a vivere le virtù principali della Beata Vergine Maria, che sono l'umiltà e la fede, che sono l'accoglienza della grazia di Dio. Ma la Madonna ci viene data come esempio da seguire, come stendardo, come la medaglia, appunto, come la vita del cristiano rinnovato. In questo millennio, in questa seconda parte, deve avere in Maria Santissima l'immagine principale, purezza, verginità e appunto umiltà, eccetera. Ma anche trionfo del cuore immacolato, questo piede che schiaccia la testa di Satana. E qui Monforte ha delle pagine bellissime. Secondo me queste due realtà, Monforte e Fatima, sostengono un po' questo pensiero che ho appena espresso. Bene, l'Apocalisse, l'ultima cosa, la Bibbia si conclude. Sapete qual è l'ultima parola della Bibbia? L'ultima parola della Bibbia è l'Apocalisse, il libro dell'Apocalisse, ma sono 22 capitoli. Sapete qual è l'ultimo versetto del 22° capitolo, cioè l'ultima parola di tutta la Sacra Scrittura? Colui che testimonia queste cose dice: sì, vengo presto, amen, vieni Signore Gesù, punto. Allora vuol dire che vengo presto, amen, così sia, poi finisce con questa parola, Maranatha, vieni Signore Gesù. Quindi vieni nel mio cuore, verrà oggi alla Santa Comunione. Ma io prego anche che venga nel mondo perché non se ne può più. Voi mi dite, ma voi tanto moriremo e come cantavano i nomadi, vero Dario? Da Ollio, come si chiamava? Augusto da Ollio, quello che tu ascoltavi da ragazzino. Come non, i nomadi cantavano la canzone, tutti piace, ma noi non ci saremo. Ecco, appunto, no? E proprio è la canzone dei nomadi, dice così, cadranno i monti, cadranno tutto qua, poi dice, ma noi non ci saremo, ma noi non ci saremo. Ma a me non basta dire noi non ci saremo. Io vorrei consegnare ai miei figli e nipoti un mondo rinnovato, dove si va a scuola, adesso vanno a scuola i vostri bambini o nipotini. E le maestre dicono, guarda che se poi a 12 anni a un maschio, gli dico, se vuoi diventare una femminuccia, non c'è problema, basta che tu lo dica. Questi vengono a casa stravolti e dicono, mamma, ma devo diventare un maschio. Vi racconto un episodio, vabbè, ma ce ne sono 100.000, li saprete anche voi, proprio di una ragazzina di 12 anni, di 13 anni, si chiamava, so, Gabriella per dire, va a scuola e dice, annuncia alla professoressa e anche agli amici, da oggi chiamatemi Luigi perché non mi sento un maschio. La professoressa deve farlo, cioè non è che dici, ma cosa dici? Gabriella, cosa dici? Gli altri si sono messi un po' ridendo a chiamarlo Luigi, poi maschi un po' scherzando così. La bambina, no, non questa qui, una compagna di classe va a casa e racconta alla mamma, mamma, ma c'è Gabriella che da oggi vuole essere chiamata Luigi, ma io cosa devo fare? Sì, che la mamma è preoccupatissima, fatto vero questo, non sto inventando. Cosa fa? Chiama le altre mamme, dice, cosa facciamo qui ai nostri figli? Chiama le altre mamme a dire, facciamo una coalizione, affrontiamo un po' il discorso. Responso, tutte le altre mamme hanno detto, bah, che male c'è? Cioè, lei si aspettava di trovare la solidarietà e la collaborazione delle famiglie, non l'ha trovata. Cioè,
me diceva questa signora, l'unica è ritirare mia figlia dalla scuola. Perché entra sta bambina che sta entrando nell'adolescenza, entrano in un caos tale, una confusione tale, perché è l'istituzione che te la dice, capite? Non è l'amichetta o il balordo del quartiere, è l'istituzione a cui il bambino naturalmente crede, perché c'è la maestra, ai miei tempi la maestra era Vangelo, quello che diceva, e se la maestra mi rimproverava, mia mamma non è che mi prendesse le mie difese, me ne dava il doppio perché diceva, hai visto anche la maestra, erano solidali in questo senso. Questa società non c'è più. Allora voi che avete figli e nipoti, con quale cuore possiamo affrontare queste cose? Sì, per noi possiamo vivere la vita di fede, speranza, carità, ma non vi piange il cuore a vedere questo sfacelo? Bene, adesso non sono assolutamente pessimista. Come ho detto prima, vieni Signore Gesù vuol dire si manifesti l'Anticristo, vogliamo vederlo, e leggete Soloviov cosa dice dell'Anticristo. Vabbè, ma quando si manifesta l'Anticristo, alzate il capo, la vostra liberazione è vicina, presto verrà il Signore. E io sono convinto, sposo questa ipotesi, ne ho parlato con enfasi perché ne sono convinto, spero che venga presto, perché i miei figli, insomma, in senso generale, e i nipoti, vivranno in questo mondo. E se dovessi anche morire per ottenere questo, non mi importa, muoio volentieri, perché se dovessi accelerare un po' la venuta, ma tanto morire si muore, no? Anzi, è una morte anche gloriosa, se dovessi morire, muoio volentieri per questa venuta, per questa causa, la seconda venuta del Signore.